Antonio Varotenuto, doveva essere un consiglio comunale basato sulla materia contabile, tra bilancio, documento unico di programmazione e quant'altro. Poi abbiamo visto che alla fine è stato quasi esclusivamente incentrato sui conti, perché quando si è parlato di partecipate l'argomento è rimasto più o meno quello. A un certo punto, scadendo però forse per noi comuni mortali eccessivamente nel tecnico. Come si fa sintesi? La sintesi è che in realtà le due realtà delle società partecipate necessariamente sono collegate al bilancio comunale, per cui diciamo, si sono stati riavvisati almeno in questo periodo delle discordanze tra quelli che sono i bilanci delle società, che tra l'altro non sono state approvate dall'attuale sindaco in qualità di rappresentante del comune, rispetto invece al bilancio comunale. Questi diciamo così, hanno comportato quindi una discussione un po' più ampia in seno al Consiglio Comunale, che al di là di quelli che sono i numeri e i tecnicismi di un bilancio di previsione, del documento economico di programmazione che è stato approvato in maniera tranquilla e abbastanza lineare, eccezione fatta per un chiarimento che è stato chiesto dalla minoranza, tra l'altro risposto con una nota del revisore dei conti e del dirigente dell'ufficio economico finanziario, credo che proprio oggi il tema che è stato anche evidenziato dal sindaco in rappresentanza dell'amministrazione sia proprio il rapporto debito-credito, posizioni attive e posizioni passive tra le società partecipate ed il comune, sulla quale è stata posta molta attenzione da parte dell'amministrazione. Il sindaco vuole capire bene cosa è successo negli anni passati nelle due partecipate. Da lì poi è stata avviata, che dovrà essere tra l'altro conclusa entro il 30 settembre, una riconciliazione appunto delle posizioni tra le società e il comune. Da lì si andrà anche a delineare quelli che sono i rapporti e i veri rapporti creditori debitori nel bilancio del comune. Per questo diciamo, è stata data molta attenzione nel Consiglio Comunale a questa tematica. Ente locale da una parte, società partecipate dall'altra. Se per le partecipate insomma, c'è più di una spia rossa, c'è più di una zona d'ombra, ci pare di capire invece dalla sua relazione che tutto sommato insomma, lo stato di salute dell'ente non è dei peggiori, anzi. Assolutamente sì, lo stato di bilancio del comune è in linea con quelli che sono i parametri nazionali che dovrebbe avere un comune. Ripeto, non vi è stata mai utilizzo di anticipazioni di cassa, il che fa capire che il comune dispone di liquidità. Abbiamo una cassa con circa 11 milioni di euro e quindi conferma lo stato di salute del comune. Ci sono grossi accantonamenti in via prudenziale, questi accantonamenti, e qui parliamo di un aspetto tecnico, determina secondo dei parametri fissati dal Ministero quelle che sono diciamo così, delle condizioni tra virgolette di disavanzo, nel senso che quando ci sono degli accantonamenti che comunque sono viste come delle negatività, queste tra virgolette negatività determinano il cosiddetto stato di disavanzo, ma non perché il Comune non ha un equilibrio economico finanziario, anzi tutt'altro, il Comune è in perfetto equilibrio, dispone di solidità, dispone di liquidità e quindi non c'è alcun tipo di problema. L'unico aspetto che è stato evidenziato anche dal revisore dei conti è proprio il rapporto con le società partecipate, sulla quale l'amministrazione intende fare luce.